Buonasera e bentrovati con la nostra informazione che apriamo con la politica, in quanto oggi è stata la giornata del risultato dei ballottaggi. Iniziamo da Malnate, dove il nuovo sindaco è Nadia Cannito. Ascoltiamo le sue parole raccolte a caldo da Mattia Andriolo e poi il primo commento dell'ex primo cittadino e oggi consigliere regionale Samuele Astuti. Molto molto felice, tanta gioia, siamo una squadra davvero molto forte, è stato fatto un lavoro incredibile, siamo partiti e non era facile, è stata una campagna in salita, ma abbiamo lavorato tantissimo e secondo me i cittadini hanno compreso questo enorme lavoro e questa grande competenza e questo grande progetto per Malnate. Adesso, prima cosa che farà da sindaco, qual è? Cercherò di lavorare per avere, come dire, il maggior consenso, cioè andare a stemperare tutto quello che è uscito in campagna elettorale, perché credo che Malnate si meriti un lavoro di squadra importante anche rispetto alle nostre minoranze. Quindi mano tesa a Irene Bellifemine? Mano tesa a tutte le minoranze, quindi anche a coloro che poi nel secondo turno hanno deciso di votare per me. No, il PD la scampa, è stata una campagna elettorale molto complicata, con non poche tensioni e lo si è visto anche nell'astensionismo. Adesso secondo me io penso che bisogna lavorare molto sul prendere e ricucire, c'è una città da amministrare, veniamo riconfermati ormai per la quarta volta come coalizione di centrosinistra, è importante adesso concentrarsi e portare a casa i risultati sui quali abbiamo lavorato negli ultimi anni e quelli nuovi che abbiamo messo nel programma elettorale. Siamo molto, molto felici, un ringraziamento vero a tutti i candidati perché tutti e quattro i candidati hanno raggiunto delle percentuali importanti già al primo turno e questo non solo va riconosciuto ma va tenuto conto anche nella fase amministrativa. E ora ci spostiamo a Samarate, dove il nuovo sindaco è Alessandro Ferrazzi, che ha sconfitto il primo cittadino uscente Puricelli in lacrime, che ha detto sono stato sconfitto dall'armata Brancaleone. Valentina Bigai ha ascoltato entrambi, sentiamoli. Alessandro Ferrazzi è il nuovo sindaco di Samarate dopo 15 anni di centrodestra. Sì, sono molto contento perché il nostro obiettivo era proprio di rompere questa, di non arrivare al ventennio di centrodestra, dovevamo fermarli prima che succedesse anche il peggio, perché ormai Samarate era caduto in uno stato di abbandono, mancanza di decoro, mancanza di servizi. Adesso cercheremo di lavorare per ridare questo, non sarà facile, lo so, sarà adesso da questo momento incomincio a sentirmi il peso addosso, però con tutte le persone che mi hanno aiutato, che sono qua attorno a me e che mi hanno aiutato durante la campagna elettorale, spero di farcela, spero, sono sicuro che ce la faremo, come ero sicuro di vincere, sono sicuro che ce la faremo. L'Unione ha fatto la forza in questo caso? Anche senz'altro. D'altra parte, quello che ho sempre detto io, per rispetto dei cittadini avevamo il dovere di unirci alle altre forze, perché non eravamo solo noi che come PD, Giovamenti, SCV ad essere, votati nel primo turno, ma anche le altre forze, Samarate insieme, Samarate al centro e Movimento 5 Stelle hanno contribuito tantissimo ad arrivare al ballottaggio, quindi era giusto unirci a loro e avere rispetto dei cittadini che non volevano più questa amministrazione di centrodestra. Il dato non è ancora ufficiale, ma quanto è il forbice più o meno che la divide? Abbiamo circa 450 voti in più. Ed ora si pensa alla giunta? Ora si pensa alla giunta, ma non ora, settimana prossima ve lo faremo sapere. Rilasciare un commento a caldo? Giusto così, non ce l'aspettavamo, ma questa armata Brancaleone, alla fine si sono uniti tutti e ci hanno fregato. Mi dispiace più che altro per i miei candidati, per i miei sostenitori. A me la vita non so quanti giorni mi riserva, se un mese, un anno o 10 anni. Mi dispiace tanto per loro perché se lo meritavano. La campagna elettorale l'hanno fatta loro e si meritavano questa vittoria. Però il voto del popolo è quello che è giusto così. Continuiamo ancora a lavorare, faremo opposizione, quello che è giusto che è. Grazie di cuore. E sempre per quanto riguarda la politica, lo stop alla ex Aermacchi, colpa del governo di centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia. Questa in estrema sintesi la deduzione politica del PD Varese. A seguito del parere con cui la soprintendenza
mostra pollice verso a parte del progetto di riqualificazione del comparto. Lo scrivono in una nota la segretaria cittadina Manuela Lozza e gli esponenti Giacomo Fisco e Alessandro Pepe. Con questo noi passiamo alla cronaca. Un episodio drammatico e ancora avvolto nel mistero si è verificato nella notte in via Rosnate a Cassano Magnago, dove una giovane di 29 anni è precipitata da una finestra. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto è intervenuto l'elisoccorso, due autoambulanze per fornire le prime cure e trasportare la ferita in pronto soccorso insieme ai vigili del fuoco. È successo appunto attorno alla 1:30 della notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno nella via Sterrata vicino al centro e al parco della Magana. Per fortuna le condizioni della giovane non sembrano gravi. Con questo ci spostiamo a Busto Arsizio, dove oggi si è festeggiato San Giovanni, dunque festa patronale, prima con la cerimonia del ringraziamento e tanti premiati e poi in Basilica San Giovanni con un triplice festeggiamento per importanti anniversari di sacerdozio. Vediamo. Platea delle grandi occasioni nel parco di Villa Tosi a Busto Arsizio per la cerimonia del ringraziamento in occasione della festa patronale 2024. È stata dedicata tantissimo all'associazionismo, l'associazionismo che ci dà sempre una grossa mano a Busto Arsizio. Noi abbiamo bisogno di loro, sono associazioni che operano sul territorio ma fanno dei miracoli, fanno quelle cose che il comune non riuscirebbe a fare da soli. Allora il messaggio è: dando questi premi a queste persone, a questi meravigliosi ragazzi che sono seguiti da queste persone, è di chiedere anche una mano ai giovani di intervenire, perché noi abbiamo tanto bisogno di un ricambio generazionale, perché queste persone non vanno lasciate sole. Ad aprire la cerimonia di premiazioni, i cittadini che hanno avuto importanti incarichi e titoli da parte di istituzioni nazionali. Innanzitutto Angelo Lorenzo Crespi, nominato direttore della Pinacoteca di Brera, che ha ricordato il concittadino bustocco Giuseppe Bossi, segretario storico dell'importante istituzione culturale milanese. Quindi applausi a Sergio Ferrario, Danilo Francesco Guerini Rocco e Giovanni Colombo, che da poco hanno ricevuto onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica. Ma il grazie è andato anche ai rappresentanti delle forze dell'ordine che si sono distinti per azioni importanti a tutela della sicurezza pubblica e a persone impegnate per il bene comune, a iniziare da alcuni giovani che partecipano al progetto inclusivo dell'associazione Mai Paura presieduta da Emi Bossi per l'arricchimento e l'insegnamento che offrono alla città. Tra questi Riccardo Maino, premiato anche per i suoi successi sportivi. Poi premio della bontà della Filodrammatica Ferrari a Carlo Coppola per l'attività di raccolta fondi da destinare a enti benefici attraverso l'organizzazione di spettacoli teatrali. Ancora il premio dedicato a Olga Fiorini, attribuito a persone che abbiano speso importante parte della propria vita al fine di educare e formare le giovani generazioni, consegnato a Cristina De Piante per il contributo offerto alla divulgazione culturale come cofondatrice di una casa editrice. Senza dimenticare, tra i riconoscimenti istituiti dalla Giunta, l'ultimo nato in memoria di Olga Boni, destinata a persone e associazioni che fanno del bene senza apparire, conferito a Emilio Lonati, responsabile della rete di associazioni SOS Stazione, per l'impegno a favore dei senza tetto. Sul fronte imprenditoriale, il premio Enrico Dell'Acqua, conferito a coloro che siano oggettiva prova di fiducia, coraggio e speranza nell'affrontare le sfide del futuro, è andato a Lucia Sapia, prima donna campione del mondo di gelato. Infine, ma non certo ultimo, il nuovo cittadino benemerito, l'imprenditore e trentennale benefattore Giorgio Paglini, che ha ringraziato la sua famiglia, a partire dalla moglie Nicolette e le due figlie, e i collaboratori, tra cui è noto il braccio destro Claudio Grillo. Mi sono veramente tanto emozionato dalle parole dette dal sindaco. Certo, questo è uno stimolo per andare avanti e lasciare anche alle mie figlie questo pensiero rivolto alla cittadinanza riguardo alla nostra città.
Applausi scroscianti e tanto affetto alla messa solenne nella Basilica di San Giovanni in occasione della patronale 2024 a Bustarsizio, dove si sono festeggiati tre importanti anniversari di sacerdozio, a partire da quello di Monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano, che ha celebrato 50 anni dall'ordinazione sacerdotale e 10 da quella episcopale, ricordando con affetto il periodo da prevosto a Busto, con la calda accoglienza ricevuta e persino una multa per aver posteggiato l'auto contromano in quella città che ha imparato a conoscere. Quindi 70 anni di sacerdozio di Don Peppino Aldeni, tornato a Madonna Regina dopo 36 anni da parroco fuori città, che ha espresso l'auspicio che i giovani, guardandoli, sentano quanto sia bello fare il prete. A testimoniarlo anche lo storico prevosto bustocco Monsignor Claudio Olivetti, che pure ha festeggiato il mezzo secolo con la tonaca tra l'affetto di tanti fedeli accorsi per salutarlo. Ringrazio Dio che mi ha dato il dono di incominciare presto, campare tanto e non cambiare idea. Ci sono delle case di riposo per i preti vecchi, fai di Colonio, sono venuto a Busto, ho 55 anni e muoio a Busto e quindi resterò alla provvidenza fino all'ultimo respiro. A concelebrare anche il bustocco Monsignor Pier Giacomo Grampa, vescovo emerito di Lugano, e il vicario episcopale Luca Raimondi, oltre all'attuale prevosto Monsignor Severino Pagani, che ha così commentato la giornata. È una grande gioia che possiamo unire la dimensione civile con la dimensione cristiana che fa parte delle nostre origini e del nostro presente. E benedico e ringrazio il Signore perché in questa città possiamo collaborare insieme con il bene comune. È un grande valore. Andiamo a Malpensa, dove pare ci siano pochi addetti al duty free perché i giovani fuggono. Vediamo. Anche Cinzia ha una grande esperienza qui in aeroporto, ma in un altro settore, non la ristorazione, bensì? Il commercio. Io lavoro da 25 anni qua in aeroporto e devo dire che purtroppo anche da noi le difficoltà a trovare personale influiscono negativamente sui turni più che altro, non sulle ferie, però sui turni, perché purtroppo i più anziani, coloro che lavorano da tanto tempo, si trovano a coprire dei turni molto svantaggiati e con un carico di lavoro molto pesante e quindi con aumento dello stress e della mole di lavoro, appunto per la mancanza di assunzioni, mancanza di personale che non viene. Diciamo che volevo ribadire anch'io che purtroppo il costo del parcheggio è un problema, perché come si sa anche i giovani, i nuovi assunti pagano il parcheggio. Facciamo un po' di cifre, fatto 100 lo stipendio, quanto se ne va nel parcheggio per uno che se lo deve pagare? In genere da noi la media è un 26 euro al mese, pagano 26 euro al mese i nuovi assunti, poi ci sono appunto delle disparità, chi non lo paga, chi paga 26 euro al mese, chi paga 10, appunto ci sono tutte queste disparità e purtroppo non solo nel parcheggio. E ora per la pagina culturale le ultime novità dal Premio Chiara. Sono Elena Janekzek, Santo Piazzese e Veronica Raimo i finalisti del Premio Chiara 2024 presentato all'Eremo di Santa Caterina del Sasso. Gli autori, come spiega Bambi Lazzati degli Amici di Piero Chiara, sono stati selezionati dalla giuria tecnica presieduta da Romano Oldrini. 30 i finalisti del concorso giovani che quest'anno ha contato 210 partecipanti. Tema cardine, lo stupore. In questo caso a guidare la giuria il giornalista e scrittore Mario Calabresi. L'ultima parola spetterà, come sempre, ai lettori della giuria popolare, cui i volumi saranno donati dall'organizzazione. Vittoria in exequo per il premio inediti assegnato al varesino Alberto Bortoluzzi e al milanese Francesco Scaramozzino. Ancora aperto eventuali partecipanti il concorso di videomaking. Domenica 20 ottobre, Villa Ponti. Il gran finale. Romano Oldrini, presidente della giuria tecnica, quattro parole come sai fare tu, perché sei un uomo sintetico, su questi tre finalisti. Tre che potevano essere otto, ho detto prima, è una scelta, due donne e un uomo, la Janecek che ha una capacità di sintetizzare la grande storia, la macro storia con le micro storie personali. La Raimo, che è una scrittrice
che potrebbe fare la psicologa, ecco, di mestiere, e indaga l'animo femminile con una, come un chirurgo usa il bisturi. È Santo Piazzese che in ossequio alla moda di questi ultimi anni, dove come dire, la scrittura noir o simil noir va alla grande, che tira fuori questo personaggio che è un viveur, un flaneur, che è splendido, che nella Palermo, che è tutt'altro che la brutta Palermo che la stampa ci invia, che invece è molto bella, sia pur scura, sia pur nascosta, vive questo modo di vivere un po' superficiale, ma solo apparentemente superficiale, in effetti è molto profondo. A Gallarate torniamo a parlare di un quadro per celebrare i 100 anni della Otto, prima infatti al Falcone e poi a Palazzo Lombardia, uno tra i dipinti per il secolo della Otto firmato da Giulia Mantica. L'autostrada Otto, che venne progettata, ideata da Puricelli, un ingegnere del territorio varesino, e inaugurata nel 1924, fa 100 anni. Erano gli anni 20 nei quali la pittura si sposava con le idee di Picasso e di Braque del papier collé, ed infatti il quadro è un quadro celebrativo che richiama la tecnica dell'epoca, il dipinto ad olio sul quale dialoga e con il quale dialogano le fotografie, sia quelle in bianco e nero che riprendono i vecchi momenti della costruzione che quelle attualissime. Realizzato dall'artista Giulia Mantica, il quadro celebrativo, già esposto all'Istituto Superiore Falcone di Gallarate, polo scolastico riferimento per la sicurezza stradale, farà parte di una mostra corale a Palazzo Lombardia dal 27 giugno al 27 luglio per raccontare, insieme ad altre opere e a diverse iniziative ideate da Maurizio Gandini, la storia della Milano Varese, la strada del futuro e di una mobilità veloce che ha cambiato il territorio. Da Gavirate, Alberto e Giulia Reggiori al Giugno Sport per raccontare la loro esperienza in zone di guerra. Le cose cambiano molto lentamente, quindi c'è sempre un bisogno e una necessità e un senso di coinvolgersi. La striscia di Gaza di oggi, come l'Uganda di ieri, così come tante parti del mondo in cui sono sempre tanto difficili il cambiamento quanto la pace. Le parole di Alberto Reggiori, che insieme alla moglie Patrizia hanno raccontato la loro esperienza di vita al Giugno Sport di Gavirate. Un'esistenza, la loro, al servizio dei più deboli in diversi ospedali e realtà supportati da AFSI e UNICEF. Il mondo dunque cambia troppo lentamente, mentre resta la drammaticità delle storie così lontane da noi e non abbastanza vicine. Sulla nave ospedale, e quindi abbiamo avuto un incontro più che con l'ambiente, il posto, con le persone, con il loro dolore, con le loro sofferenze, ed è stata veramente un'esperienza drammatica di incontro. E poi vabbè, abbiamo fatto quello che la nostra professione medica ci chiedeva, di curare, di operare alcuni feriti e di cercare di dare una mano, insomma. Quanto è importante raccontare queste storie e poi riportarle in Italia? No, penso che sia molto importante, tanto è vero che ho notato che un grande interesse, perché in tanti posti mi hanno invitato poi per sapere, avere un resoconto, per capire, per conoscere, eccetera. Quindi penso che sia veramente importante uscire un po' dal nostro tipo di informazione, che tante cose le ignora. Per lo sport iniziamo con il calcio, in particolare con il calciomercato del Varese. Settimana di silenzio per il Varese, che si sta comunque muovendo sul mercato per arrivare al 22 luglio con almeno il 90% della squadra fatta. Dopo i primi rinnovi, Antonio Mondanaro sta cercando di lavorare ad altre conferme. Da una parte, per Nicolò Cottarelli piovono richieste dalla Serie C, mentre potrebbe essere più semplice rinnovare il centravanti Filippo Di Maira. Proprio l'attacco comunque vedrà necessariamente un innesto di spessore. Il sogno Antonino Musso, centravanti classe 99 del Brac, che però ha tante richieste dal professionismo. Dai giallorossi dovrebbe comunque arrivare il portiere 2006 Lorenzo Piras. Fronte offensivo si sondano anche i profili di Matteo Cericola e Giuseppe Tedesco. Praticamente certi sono invece gli arrivi di Paolo Valagus e Vladimir Mikhailovski, entrambi reduci dalla vittoria playoff con il Vado. Il primo è un regista a cui affidare le chiavi del centrocampo e della squadra, il secondo un espertissimo difensore mancino che è sulla carta perfetto per essere il terzo di sinistra nella difesa 3 che Mr. Flori ha intenzione di proporre.
Considerando che le firme sui contratti potranno essere messe dal 1 luglio, la sensazione è che per le ufficialità bisognerà aspettare ancora, ma nel frattempo il Varese si muove. E ora per il volley parliamo di Futura, perché Zanette ha detto ancora sì, una conferma importante per le Cocche in vista della scalata verso la Serie A1. Elisa Zanette è ancora in biancorosso, conferma importante per la Futura Volley giovane che si tiene stretta la sua punta d'attacco dopo la grande delusione della finale playoff persa contro Talmassons. Terza stagione tra le Cocche per la 28enne che a questo punto dovrà dimostrare di essere l'ago della bilancia per arrivare al sogno di conquista della Serie A1. Una cosa è certa, le motivazioni non mancano, poi sarà il campo a dover parlare. I principali motivi per la quale ho sposato per il terzo anno i progetti della Futura sono le ambizioni e la professionalità. E visto che hanno svelato tutta quanto la rosa, posso dire di essere molto curiosa, perché secondo me hanno creato il giusto mix tra giovani ed esperte, e non vedo l'ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e di mettermi subito al lavoro con loro. Per quanto riguarda i servizi del nostro telegiornale è tutto, ma come sempre prima di salutarvi io vi ricordo gli appuntamenti serali di Rete 55 a partire dalle 21 con A chi tocca, quindi alle 22 Mi piace Talk, e alle 23:30 non perdete la puntata quotidiana con Una famiglia quasi perfetta. Per tutte le altre notizie io vi rimando alle news che scorrono sotto i titoli e che appaiono al mio fianco. Grazie come sempre per la cortesa attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata su Rete 55. Arrivederci.